25 febbraio 2007, 24esima giornata, Juve Stabia Avellino. Derby preceduto da una vigilia ad alta tensione. In settimana, la notizia del rinvenimento nei pressi dello stadio di Castellammare di 4 bottiglie incendiarie destinate ai tifosi irpini ha fatto il giro di tutti i TG nazionali. A detta degli investigatori, si preparava un attentato ai danni dei tifosi ospiti. Episodio inquietante che ha spinto il prefetto di Napoli, Alessandro Panza, ad ordinare la disputa del match a porte chiuse. Spalti dunque desolatamente vuoti, mentre tutto esaurito sui balconi adiacenti al Romeo Menti. Stabiesi pronti a vendere cara la pelle per riscattare le 4 sberle della gara di andata. Avellino determinato a continuare la rimonta. Il primo tempo scivola via senza grandi sussulti. Bisogna attendere ben 38 minuti per annotare la prima occasione gol da parte dei locali. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Esposito a sfiorare di un soffio il vantaggio. Non fallisce al sesto del secondo tempo Alfredo Femiano, che trova l'inserimento giusto e sigla l'1-0 per la Juve Stabia. Galderisi prova a cambiare le carte, fuori Riccio per Ametrano e Sullo per Grieco, ma sono ancora gli stabiesi a rendersi pericolosi sprecando il raddoppio. Sul fronte opposto l'Avellino non c'è, i lupi sono nervosi e poco lucidi. Allora ne approfitta ancora una volta la squadra di Capuano, che a 2 minuti dal termine manca clamorosamente il colpo del KO con Castaldo. Termina 1-0 per le Vespe. Gli irpini raccolgono la 4ª sconfitta della stagione, la 3ª consecutiva nelle ultime 3 trasferte. Uno stop pesantissimo che consente al Ravenna di allungare a 6 punti dai campani. Ancora peggio dalle retrovie, dove la Cavese vittoriosa sul Martina è a -1 dai biancoverdi.